si è svolto il 28 e 29 maggio il raduno dei bovari svizzeri, organizzato dall'allevamento dei coccosauri e Cadlapia. Sono state due giornate intense, dove i soli protagonisti erano loro, i nostri amati bovari. Rappresentati in questa occasione così speciale dalla forte partecipazione di tutte e quattro le razze dei bovari svizzeri. Luisella, dell'allevamento Coccosauri, si è ben prodigata per il perfetto svolgimento di questo raduno, che ha coinvolto una sessantina di soggetti accompagnati da un numero imprecisato di sostenitori a quattro zampe, fan e tifosi del clan Bovarosauri. Si ringrazia inoltre anche il negozio per animali di Livigno, qua la Zappa, per la loro attiva collaborazione. Livigno ha fatto da splendida cornice a questo appuntamento, regalando al sabato, giorno di arrivo dei partecipanti, una splendida giornata. Nell'area antistante dell'hotel, che ha ospitato la manifestazione, era allestito uno spazio chiuso dove i nostri beniamini sono stati filmati e fotografati al pari delle grandi star. Una nota importante va al proprietario dell'hotel Galli, Fausto, anche lui coinvolto in questa kermesse, mettendo a disposizione la struttura in ogni suo angolo, senza nessuna zona off limits, dalla sala ristorante alle bellissime e confortevoli stanze. Verso sera, un gustoso aperitivo ha preceduto la succulenta cena a base di prodotti rigorosamente tipici della Valtellina. Thank you.
all'indomani, alla domenica, una pioggia fortunatamente non violenta ha accompagnato la sfilata in centro al paese dei partecipanti con i loro bovari, incuriosendo i turisti e gli abitanti di Livigno. A seguire sono state fatte le foto di rito suddivise per gruppo: grande bovaro svizzero, bovaro del Bernese, bovaro dell'Appenzell e bovaro dell'Entlebuch. Qualche sguardo un po' incagnesco tra i soggetti più esuberanti, ma nulla di eccessivo, semplicemente qualche avviso del tipo «io sono il più bello». Alla chiusura della manifestazione, dopo il pranzo conviviale a cui tutti hanno preso parte, circondati da un'atmosfera di grande amicizia, si è svolta la commovente e nello stesso tempo gioiosa premiazione di tutti i partecipanti che si sono ben meritati sia la bellissima medaglia commemorativa che la pergamena dell'attestato di partecipazione.
Grazie, Luisella, per la tua disponibilità, cortesia e professionalità. A tutti un arrivederci al prossimo raduno.